Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in un mio nuovo video. Nel video di oggi ho pensato di fare un make up occhi con una palette di Revolution, che è questa qui. È della linea Forever Flawless e questa qui si chiama Affinity. Questi sono i colori che ci sono all'interno. La base l'ho già fatta e per la base ho utilizzato il fondotinta di Fogalure numero 02. Poi, per quanto riguarda il color corrector, sempre Kiko numero 12. Poi ho utilizzato il correttore di Fogalure. Dov'è? Il correttore di Fogalure è il numero, se non sbaglio, 04. Per illuminare invece ho utilizzato, per illuminare il contorno occhi, ho utilizzato questo di Revolution, numero colorazione. Poi la cifra che ho utilizzato è questa di Catrice 015N. Poi Contour Essence e Catrice Blush Kiko. Poi ho fatto l'illuminante, che utilizzo solo in questa zona per dare un effetto ottico di qualcosa di dritto e sottile e fantasie varie. E questo di Lovely, e fantasie, sogni, immaginazioni. Poi sopracciglia ho utilizzato il Fix It di Essence per fissare come gel fissante. Poi Fogalure come sempre e basta. Spero di aver detto tutto. Allora, il primer occhi che utilizzo Essence, niente di nuovo. Ah, una cosa di diverso l'ho utilizzata ed è primer di NYX Pore Filler per minimizzare i pori, e alla fine lo spray di NYX per fissare e amalgamare. Vado col primer. Come colore di transizione penso di utilizzare questo. E anche questo, Loyal. Vado a prendere Connect, questo qui. Vediamo se oggi riusciamo a stare entro dei limiti invece di arrivare alle tempie. Mi serve un pennello più piccolino, così, perché voglio provare. Thank you.
mi attira troppo è empathy, questo dolore qui. Vediamo che succede. Ciao. Andiamo un attimino a sistemarlo. Andiamo a sistemarlo. Eccolo. Questo cercavo. E poi... Poi nell'angolo interno vado ad allungare un pochino l'occhio con la matita marrone di Kiko della linea Green Me, il numero ve lo lascio qui o qui. Vabbè, che dire, cioè questi glitter parlano senza bisogno di parole e come sempre, cioè come tutte le volte che ho utilizzato le palette di Revolution di questa linea, mi sono sempre trovata bene, hanno tutte un'ottima scrivenza, un'ottima sfumabilità, il colore è molto pigmentato. E poi no, non c'è bisogno di parole. Vado a mettere il mascara e ci vediamo dopo per i saluti.
Eccomi, tornata. Ho messo il mascara. Il mascara che ho utilizzato è questo di Catrice All Round, ma dopo aver applicato quello ho anche applicato I Love Extreme di Essence. Questo è lo scovolino. Così sono riuscita a pettinare e a districare bene le ciglia. E sulle labbra ho applicato il Volumizing Lip Booster di Catrice. Non pizzica, però s'addimenta. E questo è Full Color, trovato nel calendario dell'avvento di Catrice di quest'anno. Vedete, io sembra, diciamo che la shade che io utilizzo per il fondotinta o per la cipria del viso sia troppo chiara per me. Invece, se poi andate a vedere, la tonalità che ho nel collo, ancora in faccia sono leggermente un pelino più scura, quindi sembra, ma non è così. E quindi per questo video è tutto. Non so se riesco a montarlo prima del 1º gennaio, perché oggi è sabato, è il 30. Se riesco a pubblicarlo in tempo, vi faccio tantissimi auguri di buon anno, di un felice anno nuovo. Spero di avervi fatto un po' di compagnia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando, ecco, un buon proposito per il nuovo anno è iscriversi al mio canale. Noi ci vediamo prestissimo con un altro video e vi auguro una buona giornata, una buona serata, un buon pomeriggio in base a quando vedete il video e a quando io riesco a pubblicarlo. Un bacio e ci vediamo presto. Ciao!